E c'è un'orchidea sul petto della vita. Un piccolo origami nella mano destra. Probabilmente la mano è stata chiusa dopo il decesso. La vittima è Jeremy Bowles, dichiarato scomparso 5 giorni fa. Consultare dossier. Il volto ricoperto di fango, come le vittime precedenti. Ferita superficiale alla coscia destra. Le analisi indicano che la ferita potrebbe essere post-mortem. Probabilmente un graffio durante lo spostamento del corpo. Le analisi del sangue indicano un avanzato e persistente stato di spossatezza. Tracce di sangue presenti sui binari. Le analisi confermano che appartiene alla vita. Commento aria. Tracce di sangue rilevata sulla recinzione dietro al capo. Appartiene alla vita. L'assassino è passato di qua con il corpo e forse l'ha graffiato sulla recinzione. Commento aria. Impronte nell'erba alta in direzione del corpo. Non sembrano appartenere a polizia. Per ora nessuna relazione col capo. È possibile che siano dell'assassino. Commento aria. Tracce di pneumatici sul ciglio della strada dietro alla ferrovia. Forse è dell'auto del chiodo. Credo di aver visto tutto quello che c'era da vedere. Commento aria.
C'è del polline di orchidea, forse del fiore lasciato sul corpo. Una farfalla.